Una buona giornata ai nostri spettatori di Linea Diretta. Diamo il benvenuto a Rossella Florean, buongiorno, che è segretario della Fondazione Ispirazione di Treviso. Parleremo della Fondazione, parleremo del prossimo appuntamento che promuove, che interessa moltissimi, molte famiglie, molti magari neogenitori, ma anche persone di altre età, perché di vaccini e vaccinazioni si fa un gran parlare naturalmente, in particolare in questa stagione, che riguardi l'influenza, che riguardi altre malattie più serie come la meningite. In provincia di Treviso ci sono stati 8 casi, 9 ricoveri con l'ultimo dell'altro giorno di una sciatrice bellunese proprio per meningite. C'è stato purtroppo anche un decesso di un giovane di appena 18 anni, quindi chiaramente sono temi di attualità che seguono in molti, e poi naturalmente i neogenitori per i bimbi da vaccinare in tenera età, e con tutti quelli che sono magari, insomma, non tanto le perplessità ma le paure che naturalmente ogni genitore ha in sé quando si tratta del loro bimbo, del proprio bimbo. Allora, Rossella, innanzitutto, Fondazione Ispirazione da ottobre in qualche modo ha, tra virgolette, rivendicato la propria identità nei confronti della cooperativa sociale Insieme Si Può, da cui è nata. C'è stato questo tratto di cammino comune e adesso Fondazione, anche con nuovi spazi che ha occupato a Treviso, sempre comunque Alturazza, quindi nella zona di San Nicolò, in ogni caso ha cominciato a camminare, diciamo, da sola, ad ampliare anche un po' lo sguardo delle proprie attività. Cosa possiamo dire di Fondazione Ispirazione? Intanto spieghiamo chi è e da quanto opera. Allora, Fondazione Ispirazione nasce 13 anni fa da una costola di questa grande cooperativa, che è una realtà molto importante di questo territorio, che è appunto la cooperativa Insieme Si Può, ed è stata fondata dalla stessa presidente, la signora Rina Bitz, che ha fondato la stessa cooperativa. La volontà era aiutare le persone ad avere uno strumento culturale, sociale, educativo e anche di ricerca. Cioè, il principio era: noi produciamo lavoro, andiamo a coprire delle esigenze sia delle persone nella ricerca del lavoro, sia del territorio nel sviluppare alcune attività che si sono sentite in modo molto forte, ma mentre questa cooperativa cresceva enormemente, insomma, arrivava ad essere, come dire, un riferimento importante della provincia di Treviso e non solo, si sentiva molto l'esigenza di occuparsi anche della cultura in senso molto, molto, e dell'educazione in senso molto ampio nella provincia di Treviso, e non solo per le persone che come dire, si avvicinavano alla cooperativa, ma anche aperti a tutto il pubblico possibile di questa provincia di Treviso e non solo. Nel tempo ha svolto tantissime attività anche a livello molto alto, molte, insomma, legate poi alla propria attività, come dire, più di competenza, e da ottobre si è deciso di, come dire, avere un'identità forse più netta e di trovare il modo di diventare ancora di più uno strumento del pubblico, perché Fondazione fa delle attività che sono tutte a entrata libera, tutte aperte al pubblico. È soprattutto un'attività di convegnistica su temi anche molto diversi. Allora, noi abbiamo una matrice cattolica di origine, quindi per esempio il mese scorso, anzi ancora ai primi di questo mese, abbiamo fatto un incontro in cui abbiamo parlato di misericordia e ragione, mettendo uno di fronte all'altro, come dire, l'aspetto più teologico e l'aspetto laico di questo tema, che insomma è stato molto dibattuto in tutto l'anno scorso. Quindi abbiamo detto: alla fine dell'anno della misericordia, con tutto quello che si è detto, proviamo anche noi a dare un contributo e a fare un punto, per poi, insomma, accorgerci, come forse già si era visto, che non si tratta del giorno e della notte, ma che le convergenze erano veramente moltissime. Ed è stato molto piacevole anche vedere quanto si sia creato il dibattito alla fine, quindi quando questo tema, che può sembrare così lontano dalla quotidianità, forse anche per questo momento sociale che viviamo negli ultimi anni, in realtà sia stato un tema anche particolarmente sentito.
Il prossimo mese avremo questo incontro, anzi in realtà fra pochissimi giorni, vi faccio vedere questa locandina, appunto il 2 marzo, nel nostro convegno di Via Turazza, proprio dietro San Nicolò, abbiamo questo incontro in cui parliamo di vaccini. L'abbiamo intitolato Prevenzione è salute. Ci siamo accorti tutti, come dicevi tu, che insomma è un tema che negli ultimi anni si è sentito moltissimo. Adesso tutti i casi di meningite hanno acuito probabilmente Certamente. La sensibilità e anche le paure dei genitori. Sì. Però i dati, per esempio, del Ministero ci dicono che è successo, il Veneto è stato veramente in controtendenza in termini di vaccini negli ultimi anni, tant'è che non siamo ai primi posti nella classifica delle regioni italiane che vaccinano i figli, siamo abbastanza in basso, si sono ripresentate alcune malattie che si ritenevano debellate. Nello stesso tempo, però, ci si chiede dove sta la verità, perché naturalmente la parte più scientifica caldeggia in ogni modo il ritorno a vaccinare completamente per tutta una serie di malattie che erano ritenute in qualche modo debellate, e dall'altro lato le paure dei genitori sul, come dire, l'eccessiva assunzione di sostanze estranee al corpo, al quale il corpo può avere reazioni violente e così via, insomma, creano dei patemi d'animo e delle certo. difficoltà anche nelle persone più razionali, perché poi quando si tratta dei nostri bambini neanche uno scienziato alla fine è razionale. E quindi abbiamo pensato a un altro incontro di servizio, cioè ci diciamo, abbiamo un relatore, il professor Rezza, che ci viene mandato direttamente dall'Istituto Superiore di Sanità. È una persona che dirige il Dipartimento Malattie Infettive, quindi un referente, diciamo, della parte scientifica molto molto importante in Italia, uno dei maggiori se non il maggiore. Farà non proprio una lectio magistralis, perché non è neanche questa la volontà, cioè la volontà è di fare un incontro che sia vicino alle persone, non un incontro in cui si possa anche interagire in qualche modo. In cattedra. Ci sarà la possibilità di avere un dibattito lungo quanto serve, come dire. Quindi l'invito è chiunque senta questo tema come pressante, importante, venga a trovarci. Appunto il 2, noi chiamiamo questi incontri cenacoli culturali, li teniamo dalle 17 alle 19, proprio come dire un orario preserale, per cui anche accessibile per le persone che lavorano, e venga a togliersi questi dubbi, oppure ad ascoltare quello che ha da dire più profondamente possibile la scienza, così diciamo, la medicina su questo argomento. Può essere utile, come dire, a togliersi qualche dubbio in più, o forse a farsene venire qualcun altro, ma noi speriamo il contrario, ecco. Certo, e comunque chiunque avesse dei dubbi, degli interrogativi da porre, o magari già dei pregiudizi, dei preconcetti, delle idee proprie, può venire tranquillamente a esporre e a confrontarsi. Assolutamente in questo, sì. In questo contesto. Assolutamente sì. D'altra parte i dubbi si possono fugare soltanto trovando un confronto, e il confronto noi abbiamo pensato di cercarlo, come dire, nel nostro piccolo, di cercarlo il più possibile autorevole, in modo tale che insomma il peso, come dire, del parere possa essere anche molto molto concreto. Certo, anche perché appunto, come dicevamo, naturalmente si parla di vaccini sui più piccoli, quindi gli organismi più fragili dal nostro punto di vista, e poi naturalmente il genitore, quando vede interessato, coinvolto il proprio di figlio, come dicevi, vede tutte le sue certezze svanire in un colpo, e questo è naturale ed è normale, chiunque lo può comprendere, ma vaccini sono anche quelli appunto a cui sono tenute le fasce più a rischio della popolazione. Il vaccino influenzale se ne parla sempre a inizio stagione, naturalmente per gli anziani, per i cardiopatici, per le persone con malattie croniche, i diabetici eccetera, ma anche adesso in particolare appunto nella nostra provincia, in cui si sono registrati questi casi di meningite, c'è una corsa con un tempo di attesa tra l'altro di 5 mesi per la vaccinazione di tutt'altre
fasce d'età, naturalmente, perché i bambini sono per lo più coperti e vaccinati, e invece abbiamo visto questi casi interessare magari i quarantenni, i cinquantenni o gli ultra 65 anni, che è l'altra fascia che è invitata, diciamo, a questo genere di vaccinazione. E anche su questo si discute: fa bene, fa male la nostra età vaccinarsi, eccetera. E anche su questo si potrà avere magari una risposta, proprio perché addirittura l'ULS, insomma, ha acquistato dosi in più di vaccino, per cui l'argomento è, come dicevamo con Rossella, di strettissima attualità in questo momento. Penso si parlerà ad ampio raggio di vaccinazioni. Questo assolutamente sì, perché il presupposto ormai diffuso per chi non vaccina è: introduco delle sostanze negative in grandi quantità, perché ormai le vaccinazioni sono tante, sono ad ampio spettro, le introduco in età molto giovane, quindi posso creare il presupposto per tutta una serie di situazioni che non si smaltiscono mai, che torneranno fuori dopo anni e così via. Io credo che quello sia un po' il punto di partenza dal quale, sul quale tutti ci siamo confrontati, sia chi ha preso la decisione di non vaccinare i bambini, sia chi ha preso la decisione di vaccinarli. Per chi invece ha un'altra età c'è un altro curriculum, c'è un'altra storia, perché come dire, la vaccinazione di massa ha, come dire, anche un tempo geografico, no? E quindi e poi c'è l'evoluzione sociale di questo mondo, perché siamo un mondo sempre più aperto, sempre più misto, per fortuna. Dal punto di vista, come dire, della cultura dobbiamo ancora fare tanta strada, ma tanta ne abbiamo anche fatta, lo dobbiamo dire, ma io sono una mamma, penso ai miei figli e chissà quale sarà il loro orizzonte, il loro mondo, dove lavoreranno, dove vorranno vivere. Non ci chiediamo più dove saranno loro, stiamo a vedere che strada intraprenderanno. E quindi proprio in ragione di questo fatto, forse dovremmo fare una riflessione molto concreta su questo argomento vaccini, perché potrebbe essere estremamente stringente tra alcuni anni, no? Ancora di più di adesso. Certo, è anche una riflessione sulle nostre paure, Rossella, al di là di quella che può essere l'affermazione della scienza, che ci può trovare più o meno capaci di accettarla per com'è, insomma, no? Nel senso, le nostre capacità, naturalmente, se uno non è uno specialista arrivano fin là, c'è anche un atto di fede che bisogna fare in una o nell'altra direzione, ma poi così c'è anche tanta paura che viene da questi cambiamenti sociali. Allora va fatta una riflessione anche in questo, insomma, di questi tempi, proprio questo mondo misto, ma anche questo arrivo in massa di popolazioni da altri paesi fa porre necessariamente a chiunque delle riflessioni sui cambiamenti, appunto, e sulla nuova società in cui ci troviamo anche noi qui a vivere, anche senza spostarci, per cui bisogna confrontarsi, ecco, anche con questo genere, credo, di ragionamenti, a seconda anche naturalmente del target che prendiamo, della fascia d'età. C'è chi può essere più o meno spaventato da queste modifiche che vede intorno a sé, insomma, anche nei nostri territori fino a 30 anni fa non c'era davvero questo mondo misto, queste popolazioni che arrivano dall'esterno, ecco. È uno spunto che si può dare anche in questo senso. Ah, assolutamente sì. Poi io alleggerirei ancora la tua affermazione, perché un virus si può prendere anche in aeroporto. Certamente. Mentre stai facendo il check-in, voglio dire. È vero che questo tema delle migrazioni per noi in Italia negli ultimi anni è stato veramente molto molto impegnativo, però quella è forse la nostra grande paura, perché forse non sappiamo neanche, non abbiamo ancora capito come si può gestire questo fenomeno, che è importantissimo e non può coinvolgere solo l'Italia. Ma tutti andiamo in vacanza. Quindi anche semplicemente qualunque posizione abbia il singolo, come dire, il rapporto con l'altro, che può essere anche una persona che ha il tuo stesso colore della pelle, che però vive in un altro continente, come posso dire, ti pone il problema, te lo pone per sempre, cioè te lo pone per tutta la tua vita, perché se hai deciso di non vaccinarti o di non essere vaccinato, questo rischio non finirà per tutta la vita, no?
così come anche chi fa delle scelte diverse ha ponderato evidentemente di, come dire, donare a se stesso un grado di salute maggiore non introducendo queste sostanze nel corpo proprio dei propri figli, e quindi cioè, sono scelte anche molto profonde quelle delle persone che non vaccinano. Noi non ci vogliamo porre come delle persone che hanno la strada giusta e che ti insegnano come devi vincere le tue paure, perché credo che quest'ottica sarebbe già perdente, no? Diciamo che un'informazione di parte sicuramente, perché insomma stiamo parlando dell'Istituto Superiore di Sanità e quindi è già una scelta netta, però aperta, può dare l'opportunità a qualcuno che voglia approfondire o che voglia prendere una decisione più consapevole, più di cui è più convinto, possa dare un'opportunità in questo senso. Io credo che sia un momento importante, purtroppo non ce ne sono molti, siamo tutti, come dire, coinvolti dalla frenesia del nostro quotidiano, e anche raggiungere un'informazione corretta non è così semplice, perché come dicevi tu, insomma, sono argomenti tutto sommato talmente complessi, profondi, che credo che chi non è un addetto ai lavori comunque abbia bisogno di un aiuto. Abbiamo deciso di offrire questa opportunità, leggendo settimanalmente casi di novità in questo senso, ci siamo sentiti di dire, ci occupiamo di sociale, ci occupiamo di cultura, mettiamo insieme questi due argomenti e facciamo un evento per tutti che, come dire, vada in questa direzione. Che poi è ancora più di servizio se si pensa che proprio il Comune di Treviso sta per applicare l'obbligatorietà delle vaccinazioni per i bimbi che si iscrivono negli asili del territorio, e la Regione ha, diciamo, anche se non drasticamente, ma comunque applicato questo genere di orientamento, dicendo attenzione, si andrà a vaccinazione obbligatoria quando si cala, quando la soglia, ecco, comincia a calare in maniera preoccupante, perché poi c'è anche questo aspetto, libertà sì, ma bisogna pensare evidentemente alla collettività e a quella che è la salute pubblica comune, insomma, perché poi un caso già può scatenare insomma davvero le paure. L'abbiamo visto con l'insegnante colpita da meningite in un istituto scolastico di Castelfranco. Chiaro, insomma, i genitori di quei ragazzi che comunque sono stati rassicurati su quelle che sono poi diciamo le modalità di trasmissione di queste malattie che fanno tanta paura, però penso che qualsiasi genitore sia corso immediatamente a scuola a informarsi per capire cosa dovevano fare col proprio figlio, perché anche poi la profilassi non è un rimedio poi così insomma poco drastico, è una profilassi pesante, è un trattamento sanitario che se si può scongiurare, e così è stato, infatti l'azienda sanitaria lo scongiura, perché comunque a proposito di impatto con l'organismo, insomma, di quello che introduciamo. Per cui ecco, Treviso, diciamo, è anche una sede giusta, adeguata, insomma, in questo momento in cui i genitori si troveranno di fronte a questo orientamento. E voi, tra l'altro, ecco, in questi vostri nuovi spazi, Rossella, Alturazza, avete anche la possibilità, ecco, di metterli a disposizione della città, della collettività, perché avete, dove si terrà questo appuntamento, c'è anche un centro convegni di una certa dimensione che può eventualmente, ecco, servire ad altre finalità, ecco, che voi in qualche modo volete aprire alla città. Allora, facciamo un passetto indietro. Fondazione Ispirazione è una onlus in tutto e per tutto. Cosa vuol dire essere una onlus? Perché anche di questo si parla. No? È un'associazione senza, che non è un'associazione perché è una fondazione, ma come completamente senza scopo di lucro. Siamo fortunati perché, come dire, nella nostra Costituzione abbiamo potuto, come dire, avendo alle spalle in quel tempo un'azienda importante, abbiamo potuto realizzare questo centro convegni che è assolutamente meraviglioso, intanto perché è nel cuore pulsante della città, si raggiunge a piedi dalla stazione, ha un parcheggio interno dove, insomma, si possono ricoverare 50-60 auto, ha una sala convegni molto grande,
accessoriata in ogni modo dal punto di vista tecnologico, addirittura anche per fare traduzioni simultanee senza, come dire, aggiungere nulla o noleggiare nulla, e poi ha una serie di sale più piccole di varie dimensioni per fare riunioni più contenute o aule didattiche, ma anche queste dal punto di vista tecnologico molto molto ben dotate. È una ristrutturazione anche di impatto emotivo molto, molto forte, perché è davvero meravigliosa. È un recupero di un palazzo esistente. Esattamente. Anche questo è un lato positivo in queste epoche di cementificazione. Sì, e la nostra volontà, appunto, pian pianino, adesso che abbiamo cominciato, come dire, a camminare esclusivamente con le nostre gambe, è anche quello di renderlo disponibile per chi avesse necessità di questo tipo di struttura. Naturalmente Fondazione, insomma, non fa questa cosa in modo completamente gratuito, ma lo scopo non è lucrativo, quindi con un equilibrio che è, insomma, cose, certo, un valore per entrambe le parti, il nostro obiettivo è proprio di dire anche, beh, insomma, siamo in un territorio molto industrializzato, con comunque l'aspetto, come dire, del commercio, del sales molto forte. Provate a venire a trovarci, perché io sono certa che anche, come dire, la città stessa, il tessuto industriale stesso può trovare nella nostra struttura una soluzione a varie necessità e anche, come dire, una soluzione estremamente sostenibile. Ecco. È un invito assolutamente che noi vi facciamo. Anche perché il centro storico non è dotato di tanti di questi spazi, onestamente, per cui può essere una soluzione interessante anche da scoprire, perché appunto oltre ad avvicinarsi alle attività di Fondazione Ispirazione, ma anche insomma, può instillare in qualcuno l'idea che questo o quell'appuntamento può effettivamente avvenire lì, perché al di là di un paio di auditorium scolastici magari il centro non è molto fornito di questi spazi. Ma poi sarebbe anche molto bello, secondo me, cominciare a pensare che, almeno se io fossi un capitano d'industria, diciamo così, cominciare a pensare che io risolvo una necessità che ho, ma so che attraverso, come dire, questa scelta poi favorisco un'attività che è culturale, educativa e sociale, perché questo è il nostro obiettivo da sempre. Quindi entrambi stiamo facendo un servizio alla collettività, anche scegliere, come dire, di sostenere in qualche modo, attraverso poi la soluzione di esigenze concrete, la nostra fondazione, significa anche in qualche modo darci modo di fare un evento di più piuttosto che un evento di meno, e quindi noi più possiamo farne, più felici siamo. Ah, certo. E quindi diventa, come dire, un meccanismo virtuoso verso il quale io invito anche a fare una riflessione, perché la cultura sta soffrendo veramente molto, come dire, dell'assenza di fondi, di tutta una serie di difficoltà. Però la cultura siamo noi. Non è la cultura che deve essere calata dall'alto, ma è una cultura che possiamo anche aiutarci a produrre. È un meccanismo di equilibrio che si può raggiungere, che in altri luoghi si è in qualche modo raggiunto, quindi faccio veramente un invito a questa riflessione a chiunque ci sta ascoltando. Ecco, perché questo è molto interessante, tra l'altro questo nostro territorio che comunque ha vissuto la crisi economica con conseguenze pesanti, ma voi che esistete dal 2004, ecco, come avete visto variare questo anche appunto nei fondi, nelle risorse e negli spazi che la cultura si può ritagliare in un panorama di questo genere? Ma guardi, la crisi è finita? La crisi non è finita, non è finita perché lo sappiamo bene, la crisi ha eroso molto dei capitali e, come dire, aziendali, ha, come dire, falciato pesantemente questa realtà, ha eroso molto nelle famiglie, perché insomma questo territorio che è stato anche molto benestante e che lo è ancora più di molti altri, quindi insomma abbiamo comunque una visione positiva del nostro essere, credo che sia giusto averla, però ci sono, come dire, sempre delle necessità primarie. L'errore che secondo me, ma è il mio parere proprio personale, non dobbiamo fare è pensare che
La cultura naturalmente deve venire dopo, perché prima dobbiamo mangiare, vestirci, andare a scuola e così via. Perché non considerare la cultura un bene primario ci porta ad un impoverimento che poi non ci fa più mangiare. Cioè anche questo è un meccanismo che agisce in modo violento ed è di lungo periodo, quindi poi recuperarlo certo. È ancora più difficile. Allora, noi come tutte le realtà abbiamo avuto dei momenti più ricchi e dei momenti più poveri. Questo ha significato fare di più o fare di meno, ma la volontà è comunque di rimanere vivi. Abbiamo la fortuna di avere uno strumento che è il centro convegni, che è un plus estremamente importante. Quindi noi puntiamo tanto su questo aspetto per dire: guarda, comunque vadano, le risorse che abbiamo sono quelle, abbiamo, come dire, di volta in volta qualche amico sostenitore che, insomma, senza clamori ci aiuta. Potremmo fare molto di più, vorremmo fare molto di più, perché le relazioni e le opportunità ci sono, a volte non ci sono tutti i mezzi, pian pianino ci arriveremo. Però è molto importante che la persona, il singolo, senta questo tipo di attività come un'attività fatta proprio per sé. L'utente deve capire che queste cose non sono fatte per noi, sono fatte per ognuno. Un evento si sentirà di più, uno di meno, ma la cosa bella sarebbe, nel tempo, perché ovviamente ci vuole anche tempo perché un luogo diventi proprietà della collettività, nella pancia, nel sentimento, però sarebbe molto bello anche raggiungere questo tipo di obiettivo. Che si è magari un pochino perso di vista proprio per così altre difficoltà, no? Succede, indubbiamente è successo, succede, però persone che continuano a crederci di varie età, non solo coi capelli bianchi, voglio dire, però anche fra i giovani ci sono, non a caso, insomma, anche persone giovani che scelgono, come dire, una specializzazione nella via della cultura continuano ad esserci, per fortuna gli ideali continuano ad esserci, dobbiamo solo ricominciare forse a dargli un po' più di ossigeno, ecco. Ecco, e a proposito di giovani, voi avete anche un rapporto stretto col mondo delle università, con quello della ricerca e dello sviluppo, che appunto è legato all'università. Sì, abbiamo fatto negli anni alcune borse di studi, sostenuto dei dottorati di ricerca. Adesso stiamo parlando con l'ufficio regionale dell'istruzione per attivare dei corsi, per renderci disponibili a far fare gli stage ai ragazzi delle superiori presso la nostra realtà, così insomma apriamo, come dire, anche un orizzonte per capire cosa sono queste fondazioni, come operano e che differenza c'è magari tra una realtà come la nostra e una realtà più produttiva. Questo può permettere ai ragazzi anche di capire dove sentono di volersi orientare di più. Tra i nostri obiettivi c'è proprio quello di diventare più uno strumento anche così diretto verso le scuole. Abbiamo fatto degli incontri proprio di recente e siamo, come dire, in un dialogo aperto per dare anche, come dire, esecutività a questo aspetto. Ecco, proprio facevi questo passaggio, il futuro delle fondazioni, lo vedete com'è stato il passato? Si può continuare a pensare di viaggiare su un binario che è il medesimo del passato, oppure devono in qualche modo ripensarsi anche le fondazioni? Ma le fondazioni sono di tanti tipi, come dire, è una domanda ampia per la quale forse non sono neanche così tecnica nel poter rispondere. Però per esempio una fondazione come la nostra è molto diversa da una fondazione bancaria, certo. Per esempio, oppure i comuni che vogliono gestire il tema della cultura, i comuni più grandi si stanno dotando tutti di uno strumento che si chiama fondazione di partecipazione, che serve in qualche modo dal punto di vista operativo a gestire tutta l'operatività del mondo della cultura, certo. E anche la sostenibilità, tipo le sponsorizzazioni, così, che sennò finiscono in canali che non vanno direttamente all'obiettivo. Noi in particolar modo siamo, insomma, una fondazione che nasce con dei beni propri, e questi beni propri, oltre al nostro centro convegni,
niente di eclatante, ma insomma quanto di sufficiente per poterci permettere di esistere e di fare un'attività media. Credo che le fondazioni avranno un futuro come la nostra, debbano avvicinarsi di più, come dire, a un mondo più produttivo, per far capire che possiamo essere, come dire, uno strumento utile anche per, come dire, dare anche un senso etico a quello che stiamo facendo. Certo. Perché non è, come dire, passato di moda questo termine, anzi credo che sia molto in auge dopo aver visto, insomma, i picchi in tutti i sensi. Niente di più in auge di questo, no? Cioè ripensiamoci con gli strumenti che abbiamo, ripensiamoci tutti, possibilmente assieme, perché anche questa cosa è una difficoltà molto territoriale, ma anche molto italiana, devo dire, di correre tutti un po' da soli, no? Invece dovremmo forse ripensarci più assieme, mettendo ognuno il proprio tassello, e sì, sarebbe molto bello che in questo ripensamento, di cui si parla, ne parlano le Confindustrie, le Confartigianato e così via, sarebbe molto bello che noi con la nostra particolare identità, e come noi forse qualcun altro, potessimo avere un ruolo più definito. Comunque la fondazione è una cosa vicina alle persone, non è un ente strano, come dire, in punta di piedi, che... Certo, soprattutto quelle con questo genere di vocazione. Il tempo a nostra disposizione sta finendo, allora ricordiamo l'appuntamento di marzo. La mia locandina, bravissima, così la vedete benissimo. Rossella, ecco, per parlare di vaccinazioni, tema assolutamente non astratto ma concretissimo in questo periodo, e perché no, anche per andare a visitarlo questo centro convegni di cui abbiamo parlato fino adesso e vedere questo restauro, questi locali, insomma, in zona Turazza, proprio il centro di Treviso, con i propri occhi. Io ringrazio Rossella Florean, segretario di Fondazione Ispirazione, per essere stata con noi. Grazie, per aver trascorso a voi, è stato un piacere. Questa mezz'ora con noi. Ringrazio i nostri telespettatori e naturalmente do appuntamento alle prossime puntate di Linea Diretta. Una buona giornata a tutti, arrivederci. Buona giornata.